cereali, il neo commissario Scalia presenta alla stampa il suo programma amministrativo. Ho chiesto, annuncia la nomina di un vice commissario. Entrerà domani in funzione a Giari il servizio di rilevamento stradale Scout Speed. La polizia urbana ha noleggiato un'apparecchiatura per la lettura delle targhe. Calcio, mister Infantino suona la carica in vista della gara notturna con la San Cataldese. L'informazione di TG Reporter, benvenuti all'interno di questo nostro telegiornale. Continueremo ad occuparci dell'incidente che è costato la vita al giovane carabiniere accese di 29 anni. Giorgio Privitera è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Questa sera difatti è previsto l'arrivo della salma e poi parleremo di un altro incidente stradale questa mattina sull'autostrada Catania Messina. Infine ci occuperemo dei lavori consiliari a Santa Venerina che sono stati rinviati a questa sera. In primo piano però l'incontro stamane del neo commissario straordinario con la stampa, andando ad illustrare quelli che sono i punti che saranno portati avanti. Sentiamo di più nel servizio. Ieri l'insediamento, oggi l'incontro ufficiale con la stampa. Il neocommissario straordinario Salvatore Scalia, già procuratore generale della Corte d'Appello di Catania, chiamato a guidare la città di Acireale alla prima tornata elettorale utile, forse a giugno, ma non è ancora sicuro, si è presentato alla stampa mostrando di avere le idee abbastanza chiare sul da farsi. Non possiamo dare spazio a progetti a lungo termine, ha detto, ma di certo tutto quello che è stato avviato deve essere portato a compimento. E ha annunciato di aver chiesto alla Presidenza della Regione la nomina di un vice commissario che possa affiancarlo. È una nomina che è venuta all'improvviso e io ho ringraziato e ringrazio della fiducia che mi ha dimostrato il Presidente Musumeci. Come dicevo poc'anzi con una battuta, lo ringrazio della fiducia, ma l'incarico è un incarico che è un notevole onere e quindi ecco, lo ringrazio della fiducia. Cercherò di fare il possibile, ho trovato un comune che ha una serie di difficoltà, la prima è la constatazione dell'assoluta insufficienza dei quadri apicali e dei quelli che stanno immediatamente al di sotto, che sono in larga parte scoperti, perché come si verifica purtroppo per motivi storici che noi sappiamo, abbiamo un'ampia platea di personale di livello inferiore e una grande scopertura ai livelli superiori. A questo abbiamo fatto una riunione insieme ai funzionari del Comune e vedremo di trovare un sistema laddove sia possibile per ottenere delle applicazioni da altri comuni e nei limiti in cui ciò sia possibile ci confronteremo per avviare i concorsi. Ovviamente i concorsi non risolvono nel tempo breve, però sono già un segnale e io spero di poter lasciare qualche altra cosa a chi viene dopo. Oltre alla richiesta di un vice commissario, il dottor Salvatore Scalia ha anche annunciato che nel faticoso compito di amministrare la città chiederà il coinvolgimento di alcuni esponenti della vecchia giunta comunale, in primis la questione rifiuti, e il coinvolgimento della società civile, le associazioni, i club service. La mia ricerca è proprio questa, siccome non ho una giunta e quindi non ho chi mi affianca, io spero di creare intorno a me un gruppo di persone che gratuitamente mi possano affiancare sul piano dei suggerimenti e sul piano operativo, ma sarà una cosa ovviamente informale perché non è assolutamente gratuita. Inoltre, siccome ho avuto già modo di apprezzare tra i consiglieri comunali e tra i componenti della giunta cessata delle professionalità e delle esperienze amministrative notevoli, io spero, anzi non spero, ho già avuto da tutti costoro l'assicurazione che mi aiuteranno anche informalmente, perché il comune è cosa comune. Una cosa è certa, il comune non si ferma, anzi il comune cercherà di andare avanti. E io credo che proprio questo taglio che vorrei dare all'amministrazione, cioè
il coinvolgimento di tutti, anche se non ricoprono delle posizioni formali, questo potrebbe essere una cosa estremamente positiva. Quali interventi nell'immediato? Una delle prime cose sarà la programmazione estiva, ma non solo. Sarebbe opportuno risolvere alcuni problemi che mi sono già stati sottoposti, la ZTL, la durata della ZTL, alcuni sensi di, cioè le cose che riguardano la circolazione, di questo ne parleremo col comandante della Polizia Municipale, la villa, e vedremo di sollecitare le controversie che ci sono al Tribunale di Catania in merito alla vicenda della villa, che blocca sostanzialmente la fruizione. La raccolta dei rifiuti, che è sicuramente migliorata ma che può essere ancora migliorata, la creazione dei solarium, cominciare a lavorarci sin d'ora e mantenere tutto ciò che era iniziato, cioè la festa dei fiori e quant'altro necessario. Qualcosa che però porti alla città non soltanto un uso del denaro ma un ritorno di denaro. E a congratularsi con il nuovo commissario straordinario del Comune di Acireale anche il sindaco di Acicatena, Nello Oliveri. Auguro al dottor Salvatore Scalia, integerrimo e preparato uomo delle istituzioni, di svolgere nel miglior modo possibile il mandato ricevuto, cioè quello di traghettare da commissario Acireale le comunità acesi verso un futuro di prosperità e serenità. Sicuro di una proficua collaborazione, conclude il primo cittadino noto, mi complimento a nome personale della comunità che rappresento, augurando sereno lavoro amministrativo. E stamane era presente anche il presidente del Consiglio Rosario Raneri, che abbiamo intervistato per l'occasione. Noi abbiamo innanzitutto apprezzato il gesto da parte del commissario straordinario, che ieri stesso, il giorno del suo insediamento, ci ha chiesto di incontrarci. E questo appunto ha lasciato, diciamo, il segno in tutti noi, perché ha voluto sottolineare, lo ha fatto direttamente ai tanti consiglieri comunali che eravamo qui proprio in questa stanza a parlare con il commissario, che la presenza dei consiglieri comunali è fondamentale per portare ad egli le istanze, le problematiche dei cittadini. Quindi un invito alla collaborazione da parte del commissario straordinario rivolto al Consiglio e ai consiglieri comunali. Certo, tutto dipenderà dalla data delle elezioni. Se si vota a giugno, il Consiglio Comunale resterebbe in carica comunque per poco tempo, si entrerebbe subito in campagna elettorale. Sì, ovviamente se si dovesse votare fra qualche mese, fra poco più di 70 giorni, allora appunto la presenza dei consiglieri comunali sarà limitata. Ma anche se dovesse essere appunto limitata, il contributo che il Consiglio Comunale ancora può dare sicuramente è tanto. Poi se speriamo di no, si dovesse andare a votare addirittura alla scadenza naturale, cioè nel giugno 2019, sono convinto che la presenza del Consiglio Comunale sia fondamentale. Il commissario stesso ha voluto sottolineare che una città come Acireale ha determinate esigenze, molte esigenze, per cui si deve portare avanti non solo l'attività ordinaria. Il nostro commissario, grazie al cielo, non vuole portare avanti solamente l'attività ordinaria ma anche quella che era stata già programmata. Abbiamo tanti finanziamenti che sono arrivati al Comune di Acireale, che significa tante opere pubbliche. Infatti l'anno 2018 deve essere l'anno dei lavori pubblici, vi sono delle opere che bisogna realizzare, e quindi la collaborazione non solo degli ex assessori ma anche dei consiglieri comunali assieme al commissario porteranno sicuramente un beneficio per la risoluzione di queste problematiche e la definizione di queste opere pubbliche. Certo, in questo momento il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi solo nel momento in cui ci saranno delle esigenze particolari, quindi una calendarizzazione diversa rispetto a quella tradizionale. Ma ovviamente c'è da dire che non esiste più una maggioranza e un'opposizione.
È un consiglio comunale che ovviamente che deve mettere da parte le controversie politiche e deve solamente guardare al bene della città. Non ci sarà più un consiglio comunale in cui è necessaria anche quella dialettica politica, è un consiglio comunale che deve andare a portare degli atti, magari a migliorarli. Abbiamo in cantiere diverse delibere che dobbiamo portare subito in consiglio comunale, abbiamo dei debiti fuori bilancio che devono essere subito approvati dal consiglio, abbiamo dei rilievi anche della Corte dei Conti, per cui il lavoro non manca, però ovviamente senza la presenza di un'amministrazione, ma la presenza di un commissario, fa venire meno il confronto politico, ma ovviamente accentua la definizione delle problematiche che bisogna risolvere nella nostra amata città. Cambiamo decisamente argomento. Incidente stradale stamane sull'autostrada Catania-Messina, coinvolte due auto, un Audi e una Toyota Yaris. Il sinistro si è verificato poco prima della barriera autostradale di San Gregorio. Inevitabili i rallentamenti che si sono verificati poco dopo a Cireale. A gestire la viabilità alla Polstrada, per ragioni di sicurezza, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cireale. E invece ieri sera attimi di paura a Sant'Antonino, frazione di Mascali, per un principio di incendio divampato all'interno di un terreno incolto che confina con alcune abitazioni e con una casa diroccata. Ad intervenire sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, avvertiti dai residenti. Le fiamme avevano lambito alcuni cumuli di rifiuti ingombranti, evitati danni materiali più pesanti. Sul posto per verifiche è intervenuto a una pattuglia del NOM di Giarre. Adesso ci fermiamo per qualche istante, a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Aci Reale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Noleggia con Brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio Brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro. AM Luce, accende la tua voglia di illuminare arredando. Vienici a trovare. Ti suggeriremo eleganti linee di illuminotecnica per qualsiasi ambiente, con tecnologia a LED dei migliori design. Guzzini, Bilux, Playled, Ideallux, Pan. AM Luce, materiale elettrico e per l'illuminazione di interni ed esterni dalle migliori firme come Ticino, Vimar, Ave, Jevis. Materiali per impianti di videosorveglianza, citofonia, videocitofonia, automazione Nice di cancelli, serrande, basculanti. AM Luce di Maurizio Arcidiacono. Nuovo showroom in via Veneto 3436 a Cireale. Da una grande esperienza, una nuovissima apertura per la tua luce. All'Autoscuola Santa Lucia ti guidano chilometro dopo chilometro sulla strada della sicurezza al volante. Ti mettono in moto con semplici lezioni pratiche o teoriche computerizzate. Se vuoi prendere la patente alle Autoscuole Santa Lucia e Il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è semplice. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199, Aci Catena. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227, Aci Reale. Conseguimento, rinnovo, revisione, recupero punti della carta di qualificazione del conducente. Autoscuola Santa Lucia. La guida alla guida. Rendi più dolce ogni tua giornata alla pasticceria Sciacca. A Pasqua, pasticceria Sciacca. Dal 1987, una tradizione che si rinnova per bontà e qualità dei prodotti lavorati artigianalmente dai maestri pasticceri. La festa, rendila ancora più dolce alla pasticceria Sciacca. Gelateria, tavola calda, servizio catering per qualsiasi evento. Pasticceria Sciacca, l'angolo dolce. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 101. Produzione artigianale di uova di Pasqua, con la sorpresa che vuoi. E di colombe tradizionali al cioccolato, al pistacchio o pera e cioccolato. Buona Pasqua!
Ben ritrovati. Domani è stato proclamato il lutto cittadino per le esequie di Giorgio Privitera. È previsto in mattinata l'arrivo anche del ministro dell'Interno Marco Minniti, che renderà omaggio alla Camera Ardente. Alle 12 invece sarà osservato un minuto di silenzio. Sentiamo. Arriverà questo pomeriggio a Catania intorno alle 18 con un volo di linea che partirà da Torino la salma di Giorgio Privitera, il giovane carabiniere 29enne morto domenica all'ospedale di Cuneo a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale sulla statale 231 a Bra in provincia di Cuneo. Da lì sarà portato ad Acireale presso la chiesa di San Rocco in Corso Umberto, dove sarà allestita la camera ardente e dove amici e conoscenti veglieranno e pregheranno. Domani per Acireale intanto sarà una giornata di commozione e silenzio. Nella Basilica di San Sebastiano saranno celebrati intorno alle 16 funerali, prevista invece di mattina la presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti. Il commissario straordinario Salvatore Scalia ha proclamato il lutto cittadino per la città di Acireale, bandiera a mezz'asta per onorare un giovane che fino alla fine ha compiuto il suo dovere, aiutare il prossimo. La famiglia infatti ha autorizzato l'espianto degli organi. Sul fronte delle indagini intanto ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo dopo i rilievi condotti dalla polizia locale di Bra, trasferiti adesso alla procura di Asti. Si è svolta stamane l'udienza al Tribunale del Riesame per la richiesta di revoca delle misure cautelari all'ex sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, in carcere dallo scorso 23 febbraio. L'udienza è durata poco meno di 3 ore. Una decisione dei giudici del Riesame si avrà nelle prossime ore, comunque entro giovedì. E anche a Catania domani sarà una giornata nella quale è stato proclamato il lutto cittadino da parte del sindaco Enzo Bianco per il ricordo delle vittime dell'esplosione di via Garibaldi una settimana fa. In cattedrale difatti saranno celebrati i funerali del vigile del fuoco Dario Ambiamonte, mentre a Trapani, sua città natia, quelli del collega Giorgio Grammatico. Ieri sera intanto si sono svolti gli esami autoptici sul corpo dei due alla presenza del consulente di parte nominato dai difensori di Marcello Tavormina. Slittano a domani invece quelli del 75enne Giuseppe Longo. Migliorano intanto le condizioni del caposquadra Tavormina, sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico per aver riportato un trauma cranico. Stabili invece quelle del collega Cannavò, che ha riportato un trauma polmonare. Cambiamo argomento invece, entrerà domani in funzione a Giari il servizio di controllo stradale denominato Scout Speed. L'obiettivo è garantire maggiore ordine e sicurezza. Entrerà domani in funzione a Giari il servizio di rilevamento automatico delle infrazioni viarie denominato Scout Speed, che consentirà il rilevamento delle violazioni inerenti il codice stradale attraverso il controllo e la lettura delle targhe, ciò al fine di prevenire e ridurre il fenomeno della mancata assicurazione e revisione dei veicoli. Domani il servizio svolto dalla Polizia Urbana a bordo di un mezzo apposito sarà in funzione nelle vie Federico II di Svevia, poi lungo l'asse viario fra Altarella e Carrubba, ancora nel tratto di statale che va da Tre Punti a San Leonardello. Sulla base delle normative vigenti, di volta in volta il comando della Polizia Municipale di Giarre procederà ad informare i cittadini sulle zone dove sarà espletato il servizio di controllo. Le apparecchiature sono state prese a noleggio al costo annuo di 1.500 euro oltre IVA. Il sindaco Angelo Danna sottolinea come l'iniziativa non sia mirata a fare cassa, ma a sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole, a cominciare dai limiti di velocità, spesso causa di gravi incidenti. In tal modo l'ente intende aumentare il controllo del territorio, dove spesso si assiste a soste selvagge e comportamenti non consoni alla guida, volendo perciò, sulla base delle direttive formulate dalla Giunta Comunale, dare adeguate risposte a quei cittadini che richiedono una città più ordinata. Domani mattina è previsto presso la sede di Confcommercio a Acireale un seminario organizzato dalla stessa Confcommercio e rivolto ai dirigenti SUA dei comuni delle aree delle ACI su tematiche che vanno dalla pianificazione commerciale alla gestione del territorio. Sarà difatti presente al seminario Francesco Sorbello, vice direttore provinciale di Confcommercio Catania, per parlare di urbanistica commerciale come strumento
intervento per vitalizzare i centri storici, ma anche sulle nuove regole per la concessione del suolo pubblico, analizzando le innumerevoli risoluzioni ministeriali. Andiamo invece a Santa Venerina, continueranno questa sera di fatti i lavori del Consiglio Comunale, ma intanto ieri sera sono stati discussi solo due punti dove è stato approvato all'unanimità dei presenti il punto all'ordine del giorno sulla verifica delle quantità e qualità delle aree e o fabbricati da destinare alla residenza pubblica e alle attività produttive e terziarie per l'anno 2018. Non è passato invece il punto sulla ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione o valorizzazione per il triennio 2018-2020. Sull'argomento difatti si è acceso un dibattito in aula con riguardo ad un immobile di via provinciale in località Maria Vergine che l'amministrazione proponeva di togliere dall'elenco dei beni alienabili ai fini di una possibile concessione in locazione. L'immobile in questione, che una volta ospitava la scuola elementare, non è più adibito a sede scolastica da circa 7 anni e nei suoi locali ha la sede la locale sezione della Croce Rossa. Nulla di fatto per gli altri punti all'ordine del giorno. Difatti, nel momento in cui si è cominciato a trattare sulla modifica del regolamento Tari e l'approvazione del nuovo regolamento, i consiglieri d'opposizione, maggioranza in consiglio, hanno abbandonato l'aula. A causa della mancanza del numero legale, la seduta è stata sospesa di un'ora, ma alla ripresa dei lavori non si sono più presentati i consiglieri di opposizione, pertanto i lavori sono stati rinviati e proseguiranno questa sera. Adesso ci fermiamo ancora per un'altra pausa, tra poco. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Due volte meglio! Fino al prossimo 5 maggio da Tomarchio Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, acquistando un occhiale da vista con le lenti antiriflesso avrai, con solo 5 euro in più, le stesse lenti graduate per un occhiale da sole e da vista. Due volte meglio! Come sempre da Tomarchio Ottica e Fotografia. Straordinario! Ed è anche semplicissimo! Infatti le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, finalmente le potrai avere per un tuo nuovo occhiale da sole o da vista, con solo 5 euro! Marchi Ottica e Fotografia Oxo, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Regolamento interno al punto vendita. Da OVS Kids è sbocciata la primavera! Tutti i colori della stagione, le più esclusive novità, aspettano bambini e ragazzi per vestirli in ogni momento della giornata. OVS Kids, a Cicatena, dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima per chi ama i colori, la libertà di gioco, la praticità. Ad a Cicatena, in via Vittorio Emanuele 14-16. OVS Kids, mi piace! È arrivata, Nanzolata Giolavata. Bella! Fresca? Bella fresca! E nossana, da Reità! Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure, genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Progettazione e costruzione infissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 55%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione infissi ad Acireale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate.
Lo sport in apertura di questa terza parte del nostro telegiornale, partendo dal calcio. La gara Cireale San Cataldese, valida per la 29esima giornata del girone primo di Serie D, si disputerà giovedì 29 marzo allo stadio Tupparello con inizio alle 20:30. La società granata ha disposto la riduzione del prezzo dei biglietti, tribuna 8 euro ridotto donne over 65 5 euro, curva prezzo unico 5 euro. Inoltre è stata inoltrata alla Lega di competenza la richiesta di autorizzazione per un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Privitera, carabiniere acese deceduto in servizio di recente a Cuneo. Ma intanto, ritornando alla gara, sentiamo ai nostri microfoni il tecnico della Cireale, Pietro Infantino. Mister Infantino, è tornato il sereno, diciamo, con l'arrivo della primavera in società e arrivano anche le risposte dal campo. Sì, è un periodo più sereno, un periodo più positivo sotto l'aspetto numerico, perché la possibilità di mettere la Cireale in una posizione ottimale sotto l'aspetto della serenità, della classifica. Dobbiamo ringraziare Franco De Maria, Gianluca Fasone e tutta gente di Cireale che hanno dato una smossa a questa situazione. Una situazione che si era molto ma molto complicata, però con la loro vicinanza sotto l'aspetto caratteriale, di serenità, economico, c'è stata questa svolta positiva verso la squadra e verso questo, l'aspetto soprattutto della serenità, e la serenità ti porta a fare prestazioni importanti. Ecco, appunto, anche una serenità di classifica, perché la salvezza ormai, diciamo, è cosa fatta, quindi a questo punto si potrebbe cominciare, come dire, a lavorare anche in prospettiva per il futuro? Ma sicuramente la prima cosa da fare è sistemare i conti. Credo che la squadra viene dopo. Se non c'è una base dove ripartire sotto l'aspetto societario, fare programmi per il futuro è difficile, però queste persone hanno a cuore le sorti della Cireale e sicuramente c'è una base da dove ripartire, però ancora noi ce la vogliamo giocare fino alla fine, perché credo che la classifica, ci sono tantissimi punti in palio, la classifica ci dice che fino a quando la matematica non ci dà più certezze per arrivare al quinto posto, noi ce la vogliamo giocare, vogliamo portare più in alto possibile alla Cireale e fare più punti possibili. È anche giusto che sia così. Ecco, quindi obiettivo playoff ancora non è tramontato. Ma i playoff devono, non vogliamo illudere nessuno e non ci vogliamo illudere, però vogliamo fare prestazioni importanti, fare più punti possibili, perché la Cireale, come blasone, come tifoseria, come piazza, merita una classifica importante. Ci sono tantissimi rammarichi, perché questa squadra ha valori importanti, che se la poteva giocare fino alla fine con queste 4-5 squadre che sono davanti. Intanto è stato importante recuperare, diciamo, alcuni pezzi grossi della squadra che erano in infermeria, e poi l'arrivo anche di Pantano ha rappresentato qualcosina, no? Sì, sì, non siamo mai stati fermi, anche se dall'esterno si poteva pensare che con tutti questi problemi la squadra, l'allenatore avesse mollato, ma i ragazzi che volevano recuperare in fretta, anche perché si lavora anche per se stessi, perché in futuro possono avere più numeri facciamo, più presenze facciamo, più gol facciamo, più punti facciamo, il futuro può essere un po' più roseo per tutti. Si investe sempre sulla professionalità di ognuno di noi e sulla propria carriera. Pantano è un giocatore che io conosco, un giocatore che è stato con me, il ragazzo era all'estero, è venuto conoscendo le caratteristiche umane, caratteristiche tecniche, poteva stare in questo gruppo importante, perché sottolineo che ho veramente degli uomini, più che dei calciatori, degli uomini che si sono ritagliati una fetta di cuore di questa città, perché credo che questo connubio tifosi a Cireale è stata veramente la forza importante che ha portato avanti questo progetto. Adesso partita in notturna, giovedì sera alle 20:30, in prospettiva di questa gara allenamento serale. Sì, oggi proviamo i fari, proviamo
le nostre giocate con i fare, perché anche il portiere può avere dei problemi, ci vuole un'abitudine anche su stare in campo sotto i riflettori. Abbiamo questa possibilità, anche questo sforzo anche della società per dare, di non tralasciare niente, le ringraziamo. Poi domani facciamo l'allenamento pomeriggio, poi giovedì mattina facciamo una rifinitura la mattina e poi cerchiamo di vincere questa partita, perché è un derby sentito, è un derby che noi vogliamo fare la terza vittoria consecutiva, perché ci può aprire altri scenari, perché l'Ercolanese va a Messina e poi c'ha Licea Virtus, due partite difficilissime. Se noi facciamo sei punti, facciamo dei punti, possiamo avvicinare e mettere pressione all'Ercolanese, che è al quinto posto. Perfetto. Ci spostiamo invece ad ACI Catena, una festa di sport e gioia, quella che ha caratterizzato la prima edizione del torneo di calcio giovanile Memorial Mario Napoli. 8 le squadre partecipanti dei 7 ai 12 anni, guidati dagli istruttori federali capitanati da Turi Giuffrida. Presente la famiglia Napoli al gran completo, l'assessore allo sport Angelo Russo, il consigliere comunale Giovanni Grasso, il dirigente scolastico Nunzia Grillo, il delegato FIGC, componente antidoping Serie A e B Filippo Laspina. Durante il pomeriggio di sport sui campi in erba sintetica della struttura comunale all'interno della scuola Santa Teresa di Calcutta, tanto agonismo nel ricordo di un grande uomo ancor prima che dirigente sportivo della gloriosa società ACI Catena Calcio. Al termine, premiazione per i partecipanti, medagliette, gadget, gelati per tutti e arrivederci alla seconda edizione del trofeo Memorial Mario Napoli. E oggi pomeriggio invece, con inizio alle 19:30, si terrà nel Santuario Madonna di Fatima di Santa Tecla la Via Crucis degli Sportivi, promossa dal Centro Sportivo Italiano, sezione di ACI Reale, in occasione della Settimana Santa. E adesso invece diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Sereno, con nubi sparse in serata, le temperature si manterranno stabili sia nei valori minimi che massimi, fermandosi tra gli 8 e i 16 gradi, venti moderati o deboli, mari calmi. Ci fermiamo qui, l'informazione di TG Reporter ritorna domani alle 13:40. Grazie per averci seguito.